Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi quello che ho preso di Wet n Wild nel sito di Cosmetic for Less. Ci sono dei prodotti a cui facevo il filo da tempo, ma erano sempre sold out nel sito, quindi non riuscivo mai a acquistarli. Per di più, a fine anno, quindi intorno al 30-31 dicembre, esattamente 31 dicembre, ho fatto un ordine. Ho acquistato anche qualcosina di Essence, se volete vi lascio nella scheda il link. E sono riuscita finalmente a trovare questi prodotti. Per di più, c'era una promozione nel sito e quindi ne ho approfittato. E quindi voglio mostrarvi tutti, come sempre, trovate l'elenco dei prodotti che ho preso giù nell'info box. E niente, iniziamo. Voglio iniziare per prima cosa con questo mascara. Questo mascara ha tantissima fama, soprattutto qui sul tubo. Io appunto le facevo filo da tantissimo tempo, lo volevo provare, sono molto incuriosita, quindi quando l'ho visto l'ho voluto prendere subito. All'interno ci sono 8 ml di prodotto e a 6 mesi di PAO. Si chiama Brazen Black ed è il Wet n Wild Renegade Lash Renegade Mascara. È molto particolare la forma che ha il packaging. L'ho preso e sono molto contenta anche perché sto terminando un mascara e ne ho già terminato un altro. E quindi utilizzerò questo tra breve tempo. Comunque, lo scovolino è fatto così, è molto particolare, secondo me, ha le setole comunque in silicone ed è molto particolare perché, come vedete, ha una pallina alla fine che secondo me è molto utile utilizzarla per comunque le ciglia più corte e per arrivare a quelle ciglia che non riuscivo mai a prendere, e poi una parte più centrale che dove le setole molto molto fitte, ma soprattutto corte corte corte, e secondo me questo aiuterà tantissimo a prendere tutte le ciglia. Non lo so, ne ho sentito parlare bene, ero molto curiosa anche per il fatto che io mi trovo molto bene con i mascara che hanno le setole così in silicone. Non lo so, mi piacciono tantissimo, quindi lo volevo provare. Poi ho preso uno degli illuminanti, quelli che si chiamano Mega Glow Highlighting Powder. La colorazione è la Crown of My Canopy. Sono questi fatti così. Anche questi erano degli illuminanti che volevo provare. Ho trovato disponibile solo questo, quindi ho preso questo. Ha 24 mesi di PAO e all'interno ci sono 5,4 grammi di prodotto, quindi ce n'è tantissimo, secondo me, per un illuminante. E mi piaceva tantissimo anche la cialda, perché questo fiore così disegnato è molto particolare. Secondo me questo è un illuminante adatto al periodo un po' estivo e primaverile, perché non lo so, mi sembra di illuminanti che risalta tantissimo l'abbronzatura. A me piace utilizzarli soprattutto in quel periodo lì, ed è un illuminante che ha una base pescata, è quasi un bronzo molto molto chiaro. Di solito sapete che preferisco utilizzare quelli un po' più sul rosato, sul violetto, però non lo so, mi piaceva tantissimo, è abbastanza pigmentato, e vedrò questa primavera e quest'estate, perché sicuramente utilizzerò in quel periodo lì come mi troverò. Poi ho preso una cipria che si chiama Mattifying Powder, è la colorazione Matte About You, ed è una cipria di quelle traslucide, anti-brillantezza, dice, mattificante. Ha 18 mesi di PAO, all'interno ci sono 6 grammi di prodotto. Sapete che le ciprie io me le mangio, ne termino una al mese praticamente, ne utilizzo due, una quando mi trucco a casa e una che ho sempre in borsetta, magari per ritoccare, per ricipriare il mio viso durante la giornata, e quindi ne acquisto, prima ne acquistavo una alla volta, adesso comunque qualcuna ce l'ho sempre di scorta perché appunto ne utilizzo due, e soprattutto tendo a utilizzarla molto più rispetto a prima, perché prima non le utilizzavo perché avevo la pelle molto molto più secca e mi seccavano troppo la pelle. Invece adesso lo utilizzo senza problemi, quindi ne acquisto sempre. È molto particolare perché sembra quasi brillantinosa vista così. Al di sotto avete anche comunque una spugnetta che sicuramente non utilizzerò, di quelle fatte così. Non lo so, è molto particolare. L'unica cosa che secondo me non c'è lo specchio, quello un po' mi ha lasciato così. Mi aspettavo che fosse sotto, perché di solito quando sono fatte così, diciamo, le cipre, al di sotto c'è lo specchietto. Comunque il packaging esterno è molto cheap. Adesso vediamo se si vede, ma non credo, dato che comunque è traslucida. Sì, si vede appena, proprio meno di quello che mi aspettavo. È comunque molto, non lo so, quasi impalpabile. Non lo so, mi piace comunque così, diciamo, swatchata, anche se comunque non si vede, però impalpabile e non è per niente polverosa. E poi ho preso due dei Mega Lash Liquid Catsuit, che sono questi rossetti liquidi che sono usciti di Wet n Wild qualche mese fa. Li volevo provare proprio queste due colorazioni, e sono stata fortunata che erano disponibili. Comunque ho preso la colorazione Give Me Mocha, all'interno ci sono 6 grammi di prodotto e hanno 12 mesi di PAO. Il packaging è così, molto semplice, vedete il
il colore del rossetto, molto molto, diciamo, easy. Lo scovolino è fatto così, quindi praticamente è leggermente tagliato. Secondo me sono più comodi questi che sono leggermente tagliati. Comunque sono di quei rossetti liquidi che sono un po' quasi in mousse, ed è molto molto pigmentato. Questo è un marroncino che ha una base rosa secondo me all'interno. Dalla telecamera sembra un po' più marrone rispetto a quello che si vede nella realtà, comunque quasi color mocha, esattamente come si chiama. E poi ho preso la colorazione Rebel Rose, che era il primo che avevo visto, il primo che volevo, perché sapete che queste colorazioni così io tendo a utilizzarle molto spesso. Ultimamente sto utilizzando tantissimo rossetti liquidi e soprattutto questi che hanno queste colorazioni così mi piacciono tantissimo, perché sì, si utilizzano, sono rossetti che si utilizzano tutti i giorni ed è anche per quello che si utilizzano di più. Sono dei rossetti che comunque cerco sempre nella mia postazione, dei rossetti che secondo me si abbinano facilmente a qualsiasi tipo di look, quindi tendo a acquistare molto spesso. Comunque, anche questo c'è 6 grammi di prodotto, è allo stesso PAO, è una colorazione appunto rosa che ha del marroncino all'interno. E non lo so, mi piacciono tantissimo queste colorazioni, anche questa è molto pigmentata per essere comunque un colore abbastanza chiaro, ed è questo qui. Diciamo che è leggermente più pescato rispetto a quello che mi aspettavo, però è una colorazione che mi piace tantissimo e che sapete appunto che utilizzo molto spesso. Comunque inizierò a utilizzarle e poi vi farò sapere cosa ne penso di questi rossetti liquidi, perché sapete che sto facendo ultimamente recensioni sui rossetti liquidi, dato che sono quelli che sto utilizzando molto più dei rossetti normali. E niente, fatemi sapere cosa pensate di questi prodotti, se li avete mai acquistati, se volete consigliarmi qualche colorazione di questi rossetti liquidi o qualche altro prodottino di Wet n Wild che è uscito ultimamente. Se è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!